Ciao Manuel. Come va? Pensieri. Tolti? Dai, vediamo un po' il lavoro. È soltanto un premontato, ma non è male. Vado. Pronta? Da dove comincio? Forse meglio dall'inizio. Si trattava di alternare riprese di siti archeologici con ricerche fatte al computer. All'inizio non sapevo bene cosa tirarne fuori. Lola, sarebbe meglio se cominciassi col tuo nome e cognome. Perché ti stai facendo riprendere, cose così, insomma. Ok, hai ragione. Se vuoi documentare è la cosa migliore. Hai ragione. Vai. Mi chiamo Lola Verdis. Sono studente alla facoltà di storia all'Università Federico II di Napoli. L'operatore dietro la camera è mio fratello Manuel. Da circa 3 settimane stiamo effettuando delle riprese sperimentali per il mio progetto di tesi. Ma sono ormai 4 giorni che ho perso completamente i contatti con l'amico che collaborava con me al documentario. Posso andare? Sì, vai. Ci troviamo alla Reggia di Portici, uno degli esempi più importanti dell'architettura massonica del Settecento. Il suo compito era spiegare le relazioni che intercorrono tra architettura e simbologia massonica ai tempi dei Borbone. Salve, sono Davide. In questo documentario ci interesseremo di come alcuni gruppi di potere hanno influenzato lo sviluppo sociale ed urbanistico del nostro territorio. Questa è l'entrata del Palazzo Reale voluta da Carlo III di Borbone nel XVIII secolo. Ora entriamo a dare un'occhiata. Talvolta in questo luogo si riunivano persone venute da lontano che avevano girato il mondo per poi isolarsi in splendidi palazzi come questo. Ecco, fermati qui. Queste stanze erano un convivio di scienziati, alchimisti, esoteristi, tra cui ricordiamo Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Fu gran maestro di tutte le logge e intimo amico del re. Scusami, ma questo cosa c'entra con la mia tesi? Guarda che se racconta che questo altro professore fa un figurone. Qualunque opera edilizia nasce dalla mente di questi uomini. E perché siamo partiti da qui? Proprio per la figura del principe di Sangro. Da lui ha avuto inizio una società occulta di cui si parla fino al secolo scorso. Si chiamava Ordine Osirideo Egizio. Ora ci troviamo di fronte alla villa di Giustiniano Lebano, noto alchimista del XIX secolo. Fu anche gran maestro dell'ordine. E non dimentichiamo che fu anche un esponente di spicco della massoneria. Lola, che fai? E se facessimo Lola. Delle riprese anche da lì? Non credo si possa fare, Lola. E perché no? Siamo solo noi due? Dai, Davide, non c'è nessuno, non vedo. Solo dal giardino. Vedi, i più autorevoli studiosi di esoterismo ritengono questo luogo come una sorta di Sancta Sanctorum per tutti gli iniziati europei di quell'epoca. Cos'è quella stella?
Aspetta, ora la inquadro. Dov'è? Ah, eccolo. È il sigillo di Salomone, uno dei simboli più importanti dell'ordine. Mi ha dato da leggere dei libri. Questo l'ha scritto uno dei maestri dell'ordine. Era di Portici, si faceva chiamare Kremers, però il suo nome era Ciro Formisano. Ah, e poi qui c'è la Blavatsky, era inglese. Lei sosteneva che tutte le religioni derivassero da una razza più antica dell'uomo stesso. Poi il barone Lytton, scrittore ed esoterista di fine Ottocento. Lui racconta di una civiltà sotterranea, Brilia credo la chiamasse, avanzata tecnologicamente, che secondo lui vive ancora nel sottosuolo della Terra. Loro si riunivano qui, in questa villa, per eseguire rituali molto particolari. Ma quando parli di rituali, cosa intendi dire? Esorcismi, sedute spiritiche? No, o meglio non in questo caso. Erano rituali complessi che seguivano il ciclo della natura, ovvero i vari solstizi ed equinozi. Lola, penso che possa bastare così. Dai, andiamo via. Dici che si può entrare? È aperto. Attenta dove metti i piedi. Da quanto tempo sarà abbandonata? Non si sentono cose belle su questa villa. Perché? Che è successo? Vieni. Dopo la morte dei due figli di Colera, la moglie di Lebano si è suicidata. In questa casa? Riprendi questi simboli. Che fai? Voglio vedere dove porta. No, dai, è tutto buio, forse è meglio tornare. Senti, aspetta, mi è venuta un'idea. Reggi la camera. Ok. Voglio vedere se con la macchina fotografica ci provo. Vai a vedere. Solo un po'. Già qualcosa. Forse siamo nelle cantine. Proseguiamo un po'. Il passaggio è strettissimo. Non ti preoccupare. No, qui ci perdiamo. Ecco, qua c'è un muro. Che cos'è questo? Cosa? Mi pare un'apertura. Andiamo a vedere. No, no, aspetta. Lola! Aspetta! È una cassetta? Una cassetta? Sì. Che faccio, la prendo? Ma che prendi? Dai, andiamo via! Shh. Che c'è? Cos'è stato? Non lo so. Davide, che faccio, la prendo? Ok, dai, prendi. Però andiamo. Presa. Prendi. Andiamo, andiamo. Non dovevamo entrare, te l'ho detto. Davide. E poi stupido io che mi faccio coinvolgere in queste cose. Avevi detto soltanto da fuori, invece siamo entrati fin dentro la casa. Non è che mi sei sembrato tanto scontento di entrare fin dentro casa Lebano, eh? Questa è la volta buona che mi cacciano dall'agenzia, me lo sento. Davide, ma chi è che ti caccia? Che eravamo soltanto noi due. Chi ti può aver visto che ti può cacciare dall'agenzia? E poi non devi prendere oggetti che non ti appartengono. Sei un palloso, sei un palloso. Ammetti però che è stato eccitante, dai. Scusa, ma a me mi eccitano altre cose. Posso solo immaginare quali. Vabbè, vediamo un po' che cosa abbiamo pescato. Ma che fa sto cretino? Che cos'è? Non dovevamo entrare, non dovevamo prendere nulla. E adesso come minimo mi devo implorare. Implora a questa telecamera. Vabbè,
mi trovi magnanimo. Ok. Wow, fantastico. Che materiale è? Non lo so. Bronzo, forse. Quanto simbolismo. Aspetta, che c'è scritto qui? Cose strane. C'è qualcos'altro. Chi sono questi? Centoundici. Computet numerum non temere. Significa calcola il numero non temere. Calcola il numero non temere. Allora, andiamo per gradi. Il serpente che si morde la coda è un chiaro segno di matrice egizia che sta a significare l'eterno scorrere del tempo. Mentre il quadrante numerico è di matrice più classica, greca forse. Entrambi sono simboli esoterici. Questo è l'uovo filosofico, anch'esso usato molto in alchimia. E qui c'è scritto l'intera vita di Adamo. I numeri del quadrante e quelli scritti sul serpente devono per forza avere una correlazione. Se cominciamo a calcolare da questo... Aspetta! Aspetta, queste cose mi servono per la ricerca, me le devi dire in camera. Un attimo che la prendo, eh? Il portafogli. Avevo perso tutti i documenti. Sì, questo lo so. Però non ho capito, come l'hai recuperato? Mi è arrivata un'email. Inquadra. Leggi. No, vieni qui. Vieni qui. Ok. Allora. Se vuole scambiare gli oggetti da lei sottratti nella villa con il suo portafogli, sono disposta a farlo quanto prima. Luogo di incontro, Boschi Reali, Portici. Mittente? Emma. Emma. Così si è firmata. Vabbè. Aspetta, che vuoi fare? Le rispondo, no? I miei oggetti. Devo averli persi nei sotterranei della villa. Quindi il medaglione era suo? Eravamo nello stesso posto. Spero non nello stesso momento. Vabbè. So solo che rivoglio le mie cose. Aspetta, che stai scrivendo? Dico che per me va bene e che se vuole ci possiamo vedere anche domani. Hai fatto una registrazione dell'incontro e lei sembra non essersi accorta di nulla. E come avete fatto? Con questa. Che batteria ha? 20 minuti, mezz'ora. Deve essere divertente riprendere le persone a loro insaputa. Trovato qualcosa? Sto sfogliando il sito, ma è pieno di informazioni, non ci capisco nulla. Questi sono i maestri dell'Ordine Osirideo. Domani le farò qualche domanda, magari sa dirci qualcosa. Emma, ciao. Piacere, Lola. Ti va, facciamo due passi? Volentieri, grazie. Hai portato le mie cose? Sì. Eccole. Bene. E questo deve essere tuo. Adesso posso sapere perché sei entrata nella villa? In realtà ci trovavamo lì così, per caso. Vi trovavate? Sì, nel senso che eravamo io e un mio amico che mi ha accompagnato. Loro ti hanno accompagnato, non è che ci sei capitata per caso. Eravamo lì per fare delle riprese per una ricerca, per la mia tesi universitaria sui misteri di Napoli. Proprio quello di cui io mi interesso. Davvero? Si può sapere che cosa abbiamo trovato, preso? Il medaglione. È appartenuto alla persona della foto, il maestro Lebano. Probabilmente si trattava di un oggetto di culto che lui usava nei suoi rituali. E quindi era davvero suo? Noi abbiamo sommato i numeri nel riquadro. La cosa curiosa è che addizionando in ogni verso danno sempre il numero 111.
In campo esoterico i numeri sono molto importanti. Si dice che esista un'altra parte del medaglione che, unita a questa, formerebbe un codice. Dove potrebbe trovarsi? Mi dispiace, ma questo proprio non so dirtelo. Certo che vi siete messi in una storia non proprio facile. E in che senso? Si sono interessate alla vicenda già diverse logge. Tipo? La massoneria, per esempio. E altri ordini. E chi sarebbero? Lasciamo stare. Sarebbe davvero un troppo complicato. Hai mai sentito parlare di catene di richiamo, telescrittura? No. Io ero nella villa perché provavo un esperimento di contatto. Credi in queste cose? Beh, non lo so. Sono sempre stata un po' scettica. Però sarebbe dell'ottimo materiale per il mio documentario. Posso farle una proposta? Hai chiesto a quella donna se potevi filmare una sua seduta spiritica? Sì. Davide però era contrario. Sì, lui è sempre stato contrario a questo genere di cose. Io lo volevo fare a tutti i costi. Poi intanto pensavo che potrà mai succedere. Poi alla fine sai che materiale. Va bene qui? Ma è la prima volta che partecipa al piano? Sì. Per tirare una cartina sotto le mani, occorre allungare le mani e stringerle insieme. Perché siamo a una trasmissione di energia. Insieme la nostra aura aumenta, cresce, diventa più percepibile. E noi tenteremo di contattare l'aura che ci segnano le mani. Certo sono, vestum ne maestri, nisi e suffratibus velet, od simi. Ida. Aspetta un attimo. Sì, sì. Spiego la camera, aspetta. Tu stai calmo. Il lampadario secondo te era vecchio? Non lo so. Poi se è caduto per quello che stavamo facendo, non lo so. E non voglio nemmeno saperlo. Quel nome, Izar, c'entrava qualcosa? Sì. Davide scoprì che fu uno dei maestri dell'ordine. Poi? E poi lei si è offerta di darci in prestito il medaglione di Lebano. Così noi avremmo potuto continuare le ricerche. E in cambio avremmo dovuto tenere la giornata sugli sviluppi. Comunque ci parlava Davide. Io non volevo averci niente a che fare. Anzi, ero anche seriamente intenzionata a parlare col professore per cambiare tesi. Ci troviamo in piazza Bellini, emblema del palazzo. Ci sono dei simboli di chiaro riferimento massone. Al centro troviamo il compasso che rappresenta l'architetto dell'universo. È davvero un ottimo materiale. Poi mi piace questo taglio giornalistico. Grazie. Anche se in realtà stavo pensando di cambiare tesi. Sa, questo argomento mi risulta un po' macchinoso, ecco. E perché? No. Anzi, secondo me ha una grande potenzialità, una buona scelta dei luoghi. Certo, io forse darei maggior risalto alla ricerca stilistica, all'architettura degli edifici, ma per il resto mi sembra un buon lavoro. Finalmente una tesi che dice qualcosa di nuovo. E poi qua si parla di figure importanti che avevano un gran peso nella società di allora, anche se oggi non sono conosciute. Sembra quasi che ci sia un velo di segretezza attorno e per questo temevo venisse fuori un lavoro confusionario. Sei solo all'inizio. Poi naturalmente tutto questo materiale va ben catalogato. Fatto un'analisi precisa di ogni cosa. Come ad esempio questo manufatto. Ha adeguatamente interpretato la sua simbologia. Io ora non ho tempo, devo fare gli esami. Altrimenti. Non si preoccupi,
Per questo c'è un mio caro amico che mi aiuta e è molto preparato sull'argomento. Hai fatto bene a coinvolgere degli esterni. Grazie. E per cosa? E la prossima volta che viene, porti pure il suo amico, mi piacerebbe molto conoscerlo. Allora perché hai continuato? Sia lui che il professore erano entusiasti. Sembrava quasi che la ricerca interessasse più loro che me. Poi, non ti dico, Davide, quando scoprì la tomba di Izar. Ok, sono di nuovo in rec. Ragazzi, guardate. Famiglia Giudice. No, il simbolo. Serpente. Uovo con le ali. Ah sì, è vero. Chi l'aveva visto? È bravo il nostro Indy, eh? È accesa la camera. Laura va bene anche qui. Spieghiamo cosa dobbiamo fare. Qui? Mm-hmm. Allora, Izar, il suo vero nome era Pasquale De Servis. È stato Gran Maestro dell'Ordine. Ed è sepolto proprio qui, in questo cimitero. Sulla sua tomba c'è un oggetto molto simile a questo. E come lo sai? Come lo sai? Sempre sul sito c'era la foto della tomba. E noi siamo venuti per? In primis per vedere se c'è ancora. E poi per fotografarlo. Beh, non proprio. Vedi, con la foto avremo soltanto la parte frontale. E se è come questo, avremo bisogno anche del retro. Le incisioni potrebbero essere anche lì. E quindi? La tomba dovrebbe essere sotto la chiesa madre. Sì, sì. Gabriella Amalfitani dei Marchesi di Crucoli. No. Aspetta. De Servis. È questa. L'abbiamo trovata. Guarda. C'è una stella a sei punte, come sulla facciata di Villa Lebano. Davide. Davide, ti prego, questo è un documentario per l'università. Riesci a leggere questa parola? Aspetta. La vedi? No. Vitriol, c'è scritto. Che in realtà è una frase, ma bisogna saperla leggere. Un acronimo? Esatto. Tradotta significa visita le viscere della terra e rettificando troverai la pietra occulta.
Ora, da quanto ho capito, a Napoli, tra 700 e 800, si riunivano grandi rappresentanti di un ordine occulto e molto potente. Si pensa che risalga agli Alessandrini d'Egitto, che si stanziarono a Napoli, dove oggi c'è la statua del Nilo, tra piazza San Domenico Maggiore e via dei Tribunali. Il principe di San Severo fu il legante tra queste antiche culture e la fondazione dell'ordine Osirideo Egizio. Era un agglomerato di filosofi, dottori, scienziati. Non viene spiegato precisamente cosa celassero, ma tutti conducono a un risultato comune, che è l'Arcana Arcanorum. Che sarebbe? Sarebbero delle nozioni sulla vera discendenza dell'uomo. Molti di questi autori parlavano di scendere nel sottosuolo della Terra. Come viaggio al centro della Terra di Verna. Esatto. Davide dice che questi testi non devono essere classificati come solo fantascientifici, ma che in realtà prendessero spunto da un bagaglio di conoscenze reali, che però venivano tenute nascoste da gruppi di poteri. Sarebbe la teoria della terra cava. Come vanno le ricerche? Allora, dai fori della stella fuoriesce il numero 111, è fin qui tutto ok. Ma poi questi altri numeri, è un casino. E a che ti serve la Bibbia? Dai calcoli, tento di rifarmi a dei versetti corrispondenti. Sul retro del medaglione c'è scritto Adamo, forse ci suggeriscono di controllare sulla Bibbia. Ad esempio, in Genesi 11:1 c'è scritto, ecco, tutta la terra aveva il medesimo linguaggio e usava le stesse parole. Solo che preso così non significa nulla. Qui ci vuole un caffè. Perché no? Ti va una pausa? Sì, dai. Concediamoci una boccata d'aria. E una sigaretta.